Salve popolo di GS Television e GS Radio, io sono Daniele Antonio Battaglia e questa è Storie di Campioni, una nuova serie di mini documentari dedicata ai campioni dello sport. In questa prima puntata parleremo di calcio, esattamente della vita sportiva di Totò Schillaci, l'eroe incontrastato delle notti magiche del 1990. Salvatore Schillaci, detto Totò, nasce a Palermo il 1 dicembre del 1964. E ovviamente nella sua Palermo comincia a muovere i primi passi nel mondo del calcio. Comincia a giocare nell'Amat Palermo, squadra che poi lo cederà nel 1982 alla CR Messina, con i giallorossi che avranno la meglio proprio sul Palermo, la squadra ufficiale del capoluogo siciliano, che non riuscirà ad acquistare uno dei suoi giocatori più rappresentativi di tutti i tempi. Arrivato in riva allo Stretto con la formazione dei biancoscudati giallorossi, Totò diventa ben presto beniamino dei tifosi, tanto da trascorrere ben 7 stagioni con la formazione del Messina, partendo dalla C2 per arrivare fino in Serie B. Ed è inutile dire che nella cavalcata che ha portato il Messina dalla C2 alla categoria cadetta ci siano stati di mezzo come protagonisti i gol proprio dell'attaccante palermitano. Allenato prima da Franco Scoglio, storico tecnico siciliano nonché messinese dell'isola di Lipari, e poi da Zeman nella stagione 88-89, dove Totò conquista il titolo di capocannoniere della serie cadetta con 23 reti, una in più di un altro Totò, in questo caso De Vitis, anche se di nome fa Antonio, che arriverà dietro all'attaccante siciliano per una sola rete con 22 marcature. Nell'estate del 1989 per Schillaci arriva un ulteriore salto di livello, perché dalla Serie B approda in Serie A, questa volta non con la maglia del Messina, bensì con quella bianconera della Juventus. Infatti il club di Torino, dopo aver visto le prodezze realizzate da Totò in Serie B, ha deciso di puntare sull'attaccante siciliano da affiancare all'altra punta in forza al club bianconero della famiglia Agnelli, cioè il portoghese Rui Barros. Schillaci lascia dunque Messina dopo aver vestito la maglia biancoscudata giallorossa per ben 219 volte, il secondo giocatore di sempre, dietro solo ad Angelo Stucchi, primo con 235 presenze, e dopo aver realizzato ben 77 gol, anche qui secondo marcatore di tutti i tempi della formazione messinese con i suoi 77 gol, secondo solamente a Renato Ferretti, primo con 89 marcature. Arrivato nella squadra allenata da Dino Zoff, storico ex portiere campione del mondo della nazionale italiana di calcio, Schillaci non sente assolutamente il salto di categoria che ha appena eseguito, tanto da imporsi subito all'attenzione dei media di tutta la nazione, realizzando ben 16 reti con la maglia della Juventus solamente in campionato e conquistando in quell'anno sia la Coppa Italia battendo in finale il Milan, sia la Coppa UEFA battendo un'altra italiana, la Fiorentina. Nonostante le ottime prestazioni con la maglia bianconera, il CT della nazionale, Azeglio Vicini, è ancora un po' titubante nel convocare l'attaccante palermitano in maglia azzurra. Di ben altro avviso sono invece i tifosi italiani, che vogliono vedere Totò vestire la maglia della nazionale, perché lui è diventato Totò Gol. Arriva dunque una sorta di convocazione di prova con l'Under 21 guidata da Cesare Maldini e con il tecnico milanese che convoca Schillaci come fuoriquota per un amichevole contro la Svizzera, partita che si gioca nel marzo del 1990. Totò non segna in quella partita, ma la sua passione e la sua dedizione e soprattutto la sua costanza di rendimento durante il campionato gli fanno comunque guadagnare il posto tra i 22 convocati di Vicini ai campionati del mondo del 90 che si giocano proprio in Italia. Comincia dunque il campionato del mondo che verrà ricordato da tutti come il mondiale delle notti magiche, e per Totò stanno proprio per cominciare. Totò non trova spazio nelle amichevoli premondiali dell'Italia e come coppia d'attacco titolare della nazionale cominciano Gianluca Vialli ed Andrea Carnevale. Si arriva dunque alla prima partita, quella d'esordio degli azzurri contro l'Austria all'Olimpico di Roma, valida per la prima giornata del gruppo A. L'Italia, supportata da un tifo incredibile, sta giocando bene ma stenta a trovare il gol. Al 75esimo di gioco Vicini decide di giocare la carta Schillaci e lo fa entrare al posto di Andrea Carnevale. 4 minuti dopo, da un cross dalla destra di Gianluca Vialli,
In mezzo a due statuari difensori austriaci spunta la testa dell'attaccante numero 19 dell'Italia. Si tratta di Schillaci, il quale incorna ed insacca il pallone alle spalle dell'estremo difensore austriaco, facendo esplodere l'Olimpico in un urlo di gioia, e i suoi occhi cominciano a far sognare tutta l'Italia e si fanno conoscere al mondo intero. L'Italia vince quella partita per 1-0 e il marcatore è proprio Totò Gollo. Nella seconda partita contro gli Stati Uniti, Schillaci riparte nuovamente dalla panchina. L'Italia gioca bene e domina, ma soffre ancora in fase offensiva. Tant'è vero che vinceremo solamente per 1-0 con un gol di Giannini, dopo che Vialli sbaglia un calcio di rigore. E ancora una volta, nel secondo tempo, l'Italia fa entrare Schillaci, anche se non segna, però risulterà determinante con i suoi movimenti offensivi per scardinare la difesa degli americani. In virtù delle vittorie ottenute nelle prime due partite, anche se arrivate di misura, l'Italia è già matematicamente qualificata agli ottavi di finale dei campionati del mondo. Però, nella terza partita si gioca il primo posto nel girone contro la Cecoslovacchia. I cechi, a par nostro, hanno vinto anch'essi i loro primi due match, però hanno una differenza reti nettamente maggiore, anche grazie a Tomas Skuravi, che ha distrutto in tutti i sensi la nazionale americana, battendola quasi da solo per 5-0, con ben 4 reti da parte sua. Quindi l'Italia, se non vince, arriva seconda nel girone e quindi cambierebbe totalmente l'accoppiamento degli ottavi di finale. Vicini decide dunque di cambiare il duo d'attacco della nazionale italiana. Carnevale e Vialli vanno in panchina e in campo scendono dal primo minuto Schillaci e Roberto Baggio. L'Italia gioca alla grande, nel primo tempo passiamo in vantaggio con un gol di Schillaci, nella ripresa raddoppiamo proprio con Roberto Baggio, suo compagno d'attacco. E quindi concludiamo il girone a punteggio pieno con 6 punti, come all'epoca venivano assegnati 2 punti per vittoria, e quindi conquistiamo a punteggio pieno l'accesso al tabellone ad eliminazione diretta. Solo il Brasile riuscirà a fare come noi. Ma ormai Schillaci ha definitivamente conquistato il cuore dei tifosi italiani. Ormai il tricolore non sventola da solo, perché in molti casi la bandiera italiana raffigura al centro proprio la figura di Schillaci con la scritta Totò Gollo. E proprio con Schillaci e Baggio continua l'avventura azzurra nei campionati del mondo delle notti magiche. Totò segna ancora negli ottavi di finale contro l'Uruguay, che battiamo per 2-0 anche grazie ad una rete di Aldo Serena, e poi nei quarti di finale giustizia per 1-0 Leire. Prima di arrivare alla sciagurata semifinale che si gioca tra Italia e Argentina allo stadio San Paolo di Napoli, dove l'Italia passa in vantaggio per 1-0 proprio con un gol di Schillaci, che però quella sera fa coppia non con Baggio, con Vialli, che viene rispolverato per l'occasione, e comunque la coppia sembra funzionare molto bene. Però nella ripresa un gol alquanto fortunoso di Caniggia, che di nuca riesce a superare il nostro portierone Walter Zenga, porta in parità l'Argentina. Si arriva dunque ai tempi supplementari e da lì ai calci di rigore. Molti azzurri arrivano all'ultimo atto della partita stanchi e in preda ai crampi, tra questi c'è pure Totò Schillaci, tant'è vero che non viene selezionato tra i 5 rigoristi dell'Italia. Dall'altra parte, in porta per l'Argentina, c'è Goicoechea, che ha già compiuto dei miracoli nei quarti di finale, dove l'Argentina appunto ha vinto ai calci di rigore proprio grazie al suo portierone. E purtroppo per noi, anche in questo caso, Goicoechea fa la differenza. L'Italia sbaglia con De Agostini e con Aldo Serena. Alla fine vince l'Argentina e il sogno di conquistare il titolo mondiale in casa sfuma improvvisamente. L'Italia però deve ancora giocare la finale valida per il terzo e quarto posto contro l'altra grande sconfitta delle semifinali dei mondiali, vale a dire l'Inghilterra, che ha subito lo stesso nostro identico destino, eliminata ai calci di rigore dalla Germania. La partita si gioca allo stadio San Nicola di Bari ed è una vera e propria festa dello sport, con le due nazionali che si affrontano a viso aperto e l'Italia che passa in vantaggio grazie a una rete di Roberto Baggio, per poi vedere arrivare il pareggio da parte di Plett, il quale fa subire all'Italia appena il secondo gol in questa edizione dei campionati del mondo, perché sì, quello subito da Caniggia in semifinale a Napoli è stato proprio il primo gol che l'Italia ha preso in questi campionati del mondo. Ma torniamo alla finale per il terzo e quarto posto, perché l'Italia gioca alla grande, ma altrettanto sta facendo anche l'Inghilterra. Il risultato è sull'1-1, quando all'improvviso Schillaci si procura un calcio di rigore.
lo dovrebbe battere Roberto Baggio, ma il fantasista della Fiorentina e della nazionale italiana sa che Totò è primo nella classifica dei cannonieri, però in testa insieme a Totò c'è pure Skuravi della Cecoslovacchia, anch'egli con 5 marcature. Quindi, per aiutare Schillaci a vincere la scarpa d'oro dei mondiali, Baggio gli cede il pallone affinché Totò lo possa calciare nella speranza di conquistare sia la scarpa d'oro di capocannoniere sia anche di segnare il gol della vittoria che vale il terzo posto. Totò non ha paura, calcia e segna. L'Italia vince 2-1 e Schillaci conquista anche non solo la scarpa d'oro con quel gol, ma a fine mondiale vincerà anche il pallone d'oro come miglior giocatore dei campionati del mondo del 1990. Finito il mondiale del 90, ricomincia la stagione regolare e Schillaci trova in squadra con sé l'arrivo di Roberto Baggio, proprio colui con cui ha condiviso l'attacco azzurro durante i campionati del mondo. Ma non solo, perché la Juventus cambia anche la direzione tecnica della propria panchina, che passa da Dino Zoff a quella di Gigi Maifredi. Il nuovo allenatore della Juventus applica un modulo differente da quello utilizzato dal suo predecessore Dino Zoff e la squadra tende ad avere dei seri problemi a fare quello che il nuovo tecnico le chiede. La stagione della Juventus non sarà esaltante e a farne le spese sarà anche Totò Schillaci, che segnerà solo 5 reti. Anche la stagione successiva sarà un po' un dramma per la Juve e per Schillaci, che segnerà di nuovo poco, fino ad arrivare al divorzio dalla formazione bianconera per passare all'Inter. Il trasferimento in nero-azzurro arriva nella stagione 92-93 e Schillaci trova subito un'ottima intesa con il compagno di reparto, l'uruguaiano Rubén Sosa, e si trova a meraviglia con i moduli applicati dal tecnico Osvaldo Bagnoli. Totò sembra essere tornato quello delle notti magiche, ricomincia a segnare, rientrerà durante la stagione ma dovrà sempre fare i conti con qualche problema muscolare che non gli permetterà di rendere al meglio. Nella seconda stagione con l'Inter, Schillaci ricomincia a segnare, ma sfortunatamente il destino si accanisce contro di lui ed arriva un ulteriore nuovo infortunio, e anche in questo caso ne condizionerà tutta l'intera stagione. Alla fine della stagione 93-94, l'Inter vincerà anche la Coppa UEFA, ma Schillaci, poco prima delle finali, firmerà un accordo con i giapponesi della Jubilo Iwata per andare a giocare nella J-League. Con i giapponesi della Jubilo Iwata, Schillaci giocherà per 4 stagioni, vincendo il campionato anche nel 1997, che sarà anche praticamente l'ultimo vero anno in cui Totò gioca, perché durante quella stagione subisce un ulteriore infortunio che non gli permetterà più di tornare in campo. Per quanto cercherà di farlo, ma nel 1999 arriverà l'ufficiale ritiro del giocatore siciliano. Totò dunque si ritira a 35 anni dopo aver vinto 2 Coppe UEFA, una con la Juventus e una con l'Inter, dopo aver conquistato una Coppa Italia con la Juventus, un campionato giapponese con la Jubilo Iwata, ma soprattutto dopo aver vinto la scarpa d'oro e il pallone d'oro dei campionati del mondo del 1990 ed essere arrivato secondo dietro a Lothar Matthäus nel pallone d'oro, sempre del 90. Una seconda parte di carriera quindi molto travagliata per Totò Schillaci, il quale però è riuscito comunque a togliersi grandi soddisfazioni. E per tutti i grandi appassionati di calcio resta sempre quell'immagine di quegli occhi spiritati di quel ragazzo così appassionato e così sincero che durante i mondiali del 90 ha reso quelle notti realmente magiche.